Ciao eroi, mi riferisco a tutti noi, ciascuno di noi è eroe di questa vita quotidiana così particolare. Viviamo in un momento storico davvero speciale, non facilissimo, e siamo sottoposti a un flusso continuo di informazioni che arrivano dai media che certo non ci aiutano a rimanere su di morale e neppure a prendere iniziative di coraggio. Allora, che cosa possiamo fare di concreto? Un'idea ce l'ho ed è questa la ragione per cui ho creato il progetto di Ondina Wavelet. Ondina si riferisce non solo all'acqua di cui siamo fatti, ma anche alle onde sonore. Siamo di fatto delle creature che reagiscono, il nostro cervello continua a reagire alle sollecitazioni che vengono dall'esterno sotto forma di parole, musica, suoni e anche le parole che ci diciamo sono estremamente importanti. Vi ho dato la mia testimonianza in questo senso, raccontandovi di come io sia riuscita a vincere la depressione proprio grazie a una cura particolare, a un'attenzione speciale data al mio dialogo interno. Lo possiamo fare tutti. La mia idea è quella di spargere la voce, cioè dire alle persone che c'è una possibilità concreta di coltivare, imparare a mantenere la nostra vibrazione alta e il nostro buon umore, grazie alla consapevolezza che le parole hanno un'importanza preponderante. Lo voglio fare facendo un libro per i bambini, realizzando un vlog, realizzando una radio web, realizzando un talk show e realizzando un film ad animazione. È un progetto molto ambizioso? Sì, lo è. Questo progetto va avanti e va avanti in questo momento grazie all'aiuto e al supporto di ciascuno di noi sul canale YouTube Jasmine Laurenti, dove si sta aprendo una porta speciale perché iniziano delle rubriche riservate alle persone, agli amici di Ondina che sostengono il progetto e sostengono questa vision, rubriche dedicate alla moda, dedicate alla cucina, dedicate al benessere, dedicate alla bellezza, insomma, dedicate allo stare bene. La ricetta della felicità io non ce l'ho per ciascuno di voi perché è una responsabilità individuale, è una scelta essere felici. Quello che posso dirvi per esserci passate è che le parole hanno un'importanza fondamentale e che tutti noi insieme possiamo fare qualcosa di concreto per alzare la vibrazione, alzare l'umore di tutte le persone che ci sono care. Perché? Perché curando il nostro buon umore anche le difese immunitarie rimangono belle alte. La ricetta della felicità non è efficace se noi non facciamo una scelta oggi di essere felici. Essere felici non vuol dire che tutto va bene. Noi abbiamo comunque imparato a conservare un centro di gravità permanente, ok? Un punto di osservazione distaccato quanto basta, non disgiunto dal senso di responsabilità e dall'essere informati, perché sono ingredienti importantissimi, ma accanto a tutto questo ci deve essere la possibilità di sganciarsi dall'attualità e riservarsi dei momenti preziosi per respirare, per stare bene, per pensare a cose buone, per pensare a cose bellissime e anche imparando a gestire le nostre parole, il nostro vocabolario quotidiano. Per quanto riguarda il progetto di Ondina Wavelet, questo è un ottimo momento per iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e per abbonarvi. È il nostro giardino incantato. È il luogo riservato a coloro che sanno che possiamo essere informati di tutto, ma non per questo cedere agli stimoli esterni che ci tentano affinché noi perdiamo la speranza. Impariamo insieme a focalizzare i nostri pensieri su altro, pur sapendo che possiamo farlo, possiamo farlo. Dedichiamoci momenti di benessere tutti i giorni, in modo diverso. Quindi ragazzi, il progetto c'è ed è aperto a tutti coloro che vogliano sostenerlo. Così siamo felici noi e per il principio dei vasi comunicanti non possiamo che trasmettere felicità, nel senso che ci siamo appena detti, anche alle persone che ci circondano. Un bacio e a prestissimo.